Un saluto agli amici e alle amiche di Domenica Italiana dalla redazione di World News Web 24 a Cerignola in Puglia. Un omaggio nel ricordo di un cantautore che ha segnato la musica italiana con le sue straordinarie canzoni che a distanza di anni emozionano ancora. Parliamo di Lucio Dalla e dello splendido concerto che si è tenuto nella BAT a Trani. Da Tu non mi basti mai, interpretata da Alessandro Greco, passando per Chissà se lo sai, cantata dalla signora della canzone italiana Ornella Vanoni. E poi Pier Davide Carone con Canzone e Felicità, Mariella Nava con La Sera dei Miracoli, Iskra Menarini con Caruso e Michele Zarrillo con Cara. Sono solo alcuni dei brani cantati da un parterre d'eccezione, accompagnato dall'orchestra ritmico-sinfonica diretta dal maestro Antonio Palazzo, che ha riscaldato i cuori di quanti ieri sera hanno affollato Piazza Duomo a Trani per ricordare l'amico e cantautore bolognese Lucio Dalla a 10 anni dalla sua scomparsa. Un evento che giunge al termine di una rassegna di 4 eventi che hanno visto alternarsi documentari, libri e una chiacchierata, ideato dalla Fondazione Seca in sinergia con il Polo Museale Diocesano per ricordare il folletto geniale innamorato della Puglia, come hanno ricordato gli stessi protagonisti. Ma due occhi che ti guardano così. Lucio, un ricordo straordinario. Una delle cose più importanti della mia vita musicale, Lucio adorava la Puglia e veniva spesso a trovarci, e parlava della Puglia in tutto il mondo, insomma, era veramente orgoglioso di questa nostra regione, e era devoto molto di Padre Pio e poi tutto il resto lo sapete, le Tremiti, insomma, eccetera, eccetera. Io ho avuto la fortuna di suonare con lui per tanti anni, abbiamo girato il mondo con orchestre sinfoniche. Ed ora il calcio, il campionato di Serie A tra domenica e la settimana ha avuto il suo turno in prasettimanale. La quarta giornata ha proposto delle vittorie importanti e soprattutto le prime fughe, quelle di Roma e Atalanta, in testa alla classifica. Dopo 4 giornate di campionato sono 2 le formazioni in testa alla classifica di Serie A, Roma e Atalanta. Quest'ultima nel posticipo serale del giovedì ha battuto per 3-1 il Torino con la tripletta di Cup Miners, intervallata dal gol granata dell'1-2 di Vlasic. I gelosi di Mourinho martedì avevano battuto il Monza 3-0 e ora si godono la vetta sia pure in condominio. Le altre inseguono come l'Inter 3-1 e il Napoli frenato dal Lecce per 1-1. Bel successo della Juventus sullo Spezia per 2-0. Per la salvezza sorride solo l'Udinese vincente contro la Fiorentina, pari per Bologna, Empoli, Verona ed altre. Quinta giornata fra meno di 24 ore con Fiorentina, Juve e Milan Inter ad accendere un quinto turno che sarà a ritmo adrenalinico. Il campionato di calcio dunque sarà assolutamente pieno di emozioni e ve lo racconteremo. Per quanto ci riguarda per questa settimana abbiamo terminato, ci risentiamo come sempre tra 7 giorni per Domenica Italiana Milno Siena, World News Web 24.